Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di un moto circolare molto particolare, il moto circolare uniforme. Avete presente il giradischi? Ecco, questo qua è un moto circolare uniforme, sempre con la stessa, diciamo per adesso, velocità. Pensiamo ad una giostra, questa qua, una giostra con i cavalli. È nostra esperienza di tutti vedere che la giostra per tornare al punto di partenza, cioè se noi ci sediamo su una panchina e aspettiamo che passi il bambino, questo bambino arriverà sempre dopo 20 secondi, 20 secondi, 20 secondi, 20 secondi. Questo tipo di moto si chiama moto circolare uniforme. Cosa vuol dire? Che il moto è circolare, e esclusa la partenza e l'arresto della giostra, per il tempo restante, il tempo per fare un giro è sempre uguale. Quando la velocità angolare istantanea che abbiamo definito nella lezione numero 15 è costante, il moto circolare si dice uniforme, quindi quando ogni secondo viene spazzato allo stesso angolo. 30 gradi per un secondo, poi il secondo successivo altri 30 gradi e cose di questo tipo. La definizione di omega era stata data ed è lo spostamento angolare diviso l'intervallo di tempo. Nel caso di un giro completo di 360 gradi che sappiamo corrisponde a 2π radianti, allora lo spostamento angolare sarà 2π e il tempo, chiamiamo t grande, a cui diamo il nome di periodo, quindi in secondi naturalmente, è il tempo per fare un giro, quindi non un tempo qualsiasi, ma il tempo per fare un giro, che è sempre uguale tra l'altro. Se la velocità è uguale a omega per r, scritto e dimostrato nella lezione precedente, allora, possiamo scrivere che al posto di omega ci mettiamo questo, eccolo qua, e otteniamo che la velocità è data da 2πr fratto t. Ma è ovvio perché 2πr è la distanza percorsa per fare un giro, cioè la circonferenza. Bene, un'altra grandezza tipica del moto circolare uniforme è il numero di giri che vengono compiuti in un secondo, è definita come l'inverso del periodo, quindi naturalmente la frequenza, essendo l'inverso del periodo, sarà misurata in secondi alla meno 1. Non si usa, quello che si usa è la grandezza hertz. Se anziché mettere fratto t qua, attenzione, se anziché mettere fratto t qua sotto usiamo la frequenza, non scriveremo più fratto t, ma scriveremo per f, proprio perché f e t sono inversamente proporzionali. Facciamoci una domanda: se il moto circolare è uniforme, c'è un'accelerazione? Risponderemo di no, perché se il moto è uniforme è solo a velocità costante, non cambia la velocità. Questo è vero fino a un certo punto, perché la domanda è: il vettore velocità cambia o non cambia? Certamente non cambia il modulo, 30 km all'ora, 30 km all'ora, 30 km all'ora, però cambia la direzione e lo si può vedere su una circonferenza. Se sono qua la velocità è così, se sono qua la velocità è così. E cambia anche il verso. Quindi due caratteristiche su tre in realtà cambiano. E se cambiano le caratteristiche della velocità, esiste naturalmente un'accelerazione. Tutte le volte che una velocità cambia, compare un'accelerazione. Ma come è fatta questa accelerazione? Che modulo ha? Quale direzione ha? E quale verso ha? Prendiamo un moto circolare. Eccolo qua. Questo è un moto circolare. Questo punto si sposta per così. La sua velocità in questo momento è così. Un istante successivo è così. L'istante successivo è così. L'istante successivo è così. L'istante successivo è così. Ogni volta che occupa un punto c'è il raggio vettore che ne determina la posizione. Notiamo che velocità e raggio vettore sono sempre tra loro perpendicolari, perché la tangente in una circonferenza è perpendicolare. Attenzione, prendiamo in considerazione questo secondo esempio. Guardiamo che in T1, lo vediamo qua, in T1 qua, all'istante T1 la velocità è fatta così, eccola qua. Vedete? Fatta in questo modo. Nell'istante T2 siamo qua. La velocità è fatta così. Nell'istante T3 siamo qua. La velocità è verso sud-ovest. E nell'istante T4 è questa qua.
eccola qua, e verso sud-est, così. Se noi mettiamo T1, lo mettiamo così, e li facciamo partire tutti dallo stesso punto, i vettori velocità, eccoli qua, T4, T5, quindi T1 era lui, T2 è orizzontale verso sinistra, eccolo qua. Li mettiamo a far partire tutti quanti dallo stesso punto, otteniamo una circonferenza, cioè le velocità diventano i raggi di una circonferenza nuova, in cui le accelerazioni sono perpendicolari ai raggi. Perché? Perché l'accelerazione è la velocità della velocità. Quindi, se facciamo una similitudine tra le due circonferenze, possiamo scrivere che questa è simile a questa, tutte le circonferenze sono simili tra di loro, e allora il raggio sta alla tangente come il raggio sta alla tangente. Il raggio sta alla tangente come il raggio di questa, che è una V, sta alla tangente. O se volete, la tangente sta al raggio come la tangente sta al raggio. Da questa relazione ricaviamo la formula per l'accelerazione, che chiameremo centripeta. È una buona modo di dire, ma se volete lo possiamo togliere. È un'accelerazione a tutti gli effetti. Come vedete, però, è un'accelerazione che tira, e lo sappiamo bene, tira verso il centro. Quando giriamo a sinistra con l'automobile, percorrendo un cerchio, abbiamo questo tipo di accelerazione. Le formule sono queste qua: A uguale V quadro fratto R, oppure A uguale omega quadro fratto R. Buona giornata!